Come scegliere un sistema operativo Linux nella enorme varietà di quelli esistenti? Specie per un principiante inesperto di Linux, alcuni indicatori possono rivelarsi utili ad isolare un OS affidabile, sicuro e semplice da gestire. Vediamoli. Ciao da Dario di Alternativa Linux. La prima cosa che probabilmente potresti chiederti è perché dovrei considerare Linux come sistema operativo per il mio computer? Alcune delle ragioni le ho espresse in un video di intrattenimento e divulgazione che consiglio di vedere se apprezzi la musica rock. Se sei stanco delle limitazioni imposte da altri sistemi operativi o se vuoi semplicemente esplorare qualcosa di nuovo, ti invito a dare a Linux una possibilità. Potresti sorprenderti di quanto possa essere adatto alle tue esigenze. Linux non è riservato ad utenti esperti o appassionati di informatica, ma è diventato sempre più accessibile e user-friendly nel corso degli ultimi anni. A meno di non identificare Linux soltanto con Ubuntu, però, l'enorme varietà di sistemi operativi basati sul kernel Linux può scoraggiare e frenare i buoni propositi ancora prima di cominciare. Identifichiamo alcuni criteri di scelta che suggerisco di prendere in considerazione su come scegliere un sistema operativo Linux. Quando si pensa di passare a Linux, il primo timore è quello di scegliere un sistema operativo che rischi di sparire da un giorno all'altro. La longevità di un OS Linux può essere un buon indicatore della sua affidabilità. Le distribuzioni con una lunga storia e una solida reputazione nel mondo Linux tendono ad essere più affidabili e stabili nel lungo periodo, poiché hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi e sopravvivere nel tempo. E a proposito di affidabilità, colgo l'occasione per parlare dello sponsor di questo video, Kabbit. Kabbit è un servizio di cloud object storage tutto italiano che ti permette di fare un backup in cloud immutabile, resistente ai ransomware. Se sei un responsabile IT o in generale ti occupi di informatica, sicuramente sai quanto il numero degli attacchi ransomware sia in crescita di anno in anno e hai certamente presente l'impatto dei danni che possono causare ad un'azienda vittima tra riscatto, interruzione dei servizi, danno d'immagine e multe del garante della privacy se i dati vengono anche esfiltrati. Ecco, grazie a due funzionalità fondamentali, Object Locking e Versioning, Kabbit ti offre una protezione da ransomware eccezionale. Con l'Object Locking rendi i tuoi dati non modificabili per un periodo di tempo da te stabilito. Nessuno, né te, né un cibercriminale sarà in grado di modificare il dato e di conseguenza di crittografarlo per chiederti un riscatto. Con il Versioning invece hai tutto lo storico dei file a disposizione. Ti permette di vedere le versioni antecedenti dei file nel tempo e di ripristinare uno stato precedente in caso di necessità. Infine, Kabbit è totalmente compatibile con l'ecosistema S3, quindi si integra con un click con numerose app molto usate quali Veeam, Synology, QNAP, rSync e altre. I reparti IT di molte aziende italiane, tra cui Amadori, Granarolo, Leonardo, hanno già scelto Kabbit per proteggere i loro dati. Se vuoi saperne di più, ti lascio in descrizione il link al sito. C'è anche la prova gratuita. Tornando all'età di progetti legati a sistemi operativi Linux, l'enciclopedia delle distribuzioni Linux, distrowatch.com o anche Wikipedia forniscono sempre l'indicazione sulla data della prima release per un sistema operativo. I progetti supportati da aziende o comunità più ampie tendono inoltre ad avere una maggiore stabilità e continuità nel lungo periodo rispetto a quelli dipendenti da singoli individui. Dipendere da iniziative individuali può infatti comportare incertezza sulla continuità e sulla solidità del progetto nel lungo periodo. Non sempre però si tratta di un dettaglio facilmente riscontrabile per un nuovo utente. Prima di scegliere un sistema operativo Linux è doveroso verificare il sito ufficiale del progetto. La disponibilità di documentazione ufficiale, magari tradotta, e di un wiki possono influenzare significativamente la decisione. La documentazione ufficiale spesso fornisce dettagliate guide all'installazione e alla configurazione del sistema operativo, aiutando gli utenti, soprattutto i neofiti, a familiarizzare con la distribuzione e a configurarla correttamente. Ma si rivela essere una risorsa preziosa anche per trovare soluzioni a errori comuni, problemi di configurazione e altro ancora. E permette quindi spesso di affrontarli e risolverli in autonomia. La disponibilità di documentazione tradotta può essere particolarmente utile per gli utenti che preferiscono leggere e comprendere il materiale nella propria lingua madre.
Le traduzioni possono migliorare l'accessibilità e la comprensione della documentazione per una più ampia varietà di utenti. Un wiki collaborativo può fungere da hub di conoscenza in cui gli utenti possono contribuire con informazioni, guide e suggerimenti sulla distribuzione. Questo può creare una comunità attiva e partecipativa di utenti che condividono le loro esperienze e conoscenze. Documentazioni o wiki tradotti in più lingue sono altri buoni indicatori di un progetto affidabile e sono spesso riscontrabili nei siti web dei sistemi operativi più diffusi. E in quelli supportati da una ampia e generosa comunità dei suoi utenti più affezionati. La presenza di una comunità di utenti di supporto, spesso attiva nei forum online, può risultare infatti fondamentale quando si tratta di scegliere una distribuzione Linux. Una comunità attiva può offrire un prezioso scambio di conoscenze e esperienze. Gli utenti possono condividere soluzioni ai problemi, fornire consigli utili e offrire supporto reciproco. I forum online, insieme ad altri canali di supporto come chat IRC, gruppi su social media e mailing list, forniscono agli utenti un accesso facile e veloce a risorse di supporto. I forum online consentono agli utenti di porre domande specifiche e ottenere supporto personalizzato a costo zero da parte della comunità di utenti di supporto. Questo può essere particolarmente utile per risolvere problemi unici o complessi che non sono affrontati nella documentazione ufficiale e ricevere supporto anche morale per superare le difficoltà iniziali. Le comunità di utenti possono anche fungere da piattaforma per la collaborazione e il feedback. Gli utenti possono contribuire al miglioramento della distribuzione Linux segnalando bug, proponendo nuove funzionalità e partecipando a discussioni su sviluppo e miglioramento del sistema. I forum di supporto fungono anche da archivio di informazioni, in cui le discussioni passate sono conservate e possono essere consultate dagli utenti per trovare soluzioni a problemi simili. La durata del supporto di una distribuzione Linux è un aspetto cruciale da considerare, specialmente per gli utenti meno esperti che desiderano un sistema stabile e duraturo nel tempo. Le distribuzioni LTS offrono un supporto a lungo termine e sono particolarmente adatte a questo scopo. Le distribuzioni LTS sono progettate per fornire aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug garantiti per un periodo prolungato di tempo, spesso compreso tra 3 e 5 anni o più. Questo assicura che gli utenti possano utilizzare il sistema operativo in modo sicuro e stabile senza dover effettuare aggiornamenti frequenti o rischiare l'obsolescenza del software. Esempi di queste sono le versioni LTS di Ubuntu, poi Linux Mint, Zorin OS, Pop!_OS. Le distribuzioni con supporto breve offrono aggiornamenti per un periodo limitato di tempo, ma permettono di accedere alle ultime novità e al supporto per hardware più recente. Tipico esempio sono le versioni cosiddette intermedie di Ubuntu, rilasciate ogni 6 mesi, dopo i quali l'utente dovrà affrontare in tempi brevi un aggiornamento alla successiva versione per non restare in balia di problemi, anche gravi, che non sono più affrontati. Una ricerca web con il nome del sistema operativo seguito da releases, versions o lifecycle, oppure le note di rilascio di una specifica versione nel suo sito ufficiale, consentono di trovare rapidamente riscontro di questo rilevante dettaglio. Il più rapido accesso alle novità in Linux si ottiene con le rolling release, che forniscono aggiornamenti continui e frequenti e sono in effetti prive di una specifica versione. Ma sono troppo complesse per un principiante, richiedono una gestione più attenta degli aggiornamenti e potrebbero causare instabilità del sistema. Ho approfondito molti aspetti che distinguono fixed release e rolling release in un apposito video. Per un utente comune, facilità di installazione, utilizzo e aggiornamento del sistema operativo sono fondamentali per garantire un'esperienza positiva e senza intoppi. Le distribuzioni Linux si sono notevolmente semplificate nel processo di installazione nel corso degli anni. Molte offrono installer grafici, intuitivi, che guidano gli utenti attraverso il processo, richiedendo pochi passaggi e richieste di configurazione. Se stai pensando di provare una versione di Linux di questo tipo, accerta se ricorrono alle utilità Calamares o Ubiquiti per l'installazione e sarai al sicuro.
Interfacce desktop come Cinnamon di Linux Mint, XFCE di Xubuntu o Linux Lite, Pantheon di Elementary OS, Deepin Desktop Environment o Budgie di Solus o nell'omonima edizione di Ubuntu sono progettate per essere user friendly, con menu intuitivi, icone riconoscibili e una disposizione degli elementi simile ad altri sistemi operativi come Windows o macOS. Inoltre, molte distribuzioni offrono anche la possibilità di provare il sistema operativo in modalità live prima di installarlo, consentendo all'utente di familiarizzare con l'ambiente prima del passaggio definitivo e soprattutto di valutare la compatibilità hardware prima di procedere con l'installazione definitiva. La maggior parte delle distribuzioni Linux fornisce uno strumento di aggiornamento integrato che semplifica il processo di applicazione degli aggiornamenti durante il ciclo di vita. Questi strumenti solitamente notificano agli utenti la disponibilità di nuovi aggiornamenti e consentono di scaricarli e applicarli con un semplice clic. Alcune distribuzioni Linux forniscono anche apposite utilità per il passaggio a versioni successive del sistema operativo, senza necessità di affrontare una nuova installazione. La documentazione ufficiale nel sito del progetto o una ricerca web con aggiornamenti e il nome della distribuzione che ti interessa permetterà di chiarire rapidamente questi aspetti. Quando si sceglie una distribuzione Linux è importante considerare la filosofia alla base di essa e come questa influenzi l'esperienza dell'utente, soprattutto per i neofiti. Alcune pongono un'enfasi sulla libertà del software e quindi evitano l'inclusione di componenti non liberi, mentre altre privilegiano la convenienza e la semplicità, fornendo tutto ciò di cui l'utente potrebbe aver bisogno già pronto all'uso. Distribuzioni come Fedora, Trisquel e Pure OS seguono rigorosamente i principi dell'open source e della libertà del software. Non includono nei loro archivi software, i repository, software non libero, cioè software che, sebbene gratuito, sia protetto e non possa essere studiato, ispezionato, modificato e ridistribuito liberamente. Questa esclusione ha validissime ragioni perché solo il rispetto di questi criteri garantisce vera libertà. Le distribuzioni più sensibili a questo tema, a differenza di altre, talvolta però non offrono all'utente nemmeno la scelta se includere o meno software non liberi durante l'installazione. La libertà però si scontra qualche volta con problemi con alcuni tipi di hardware come touchpad, dispositivi Bluetooth, Wi-Fi, schede grafiche che non funzionano. E altrettanto spesso con file audio e video in tanti formati popolari e diffusissimi che a causa di tali limitazioni non possono essere riprodotti. Distribuzioni come Ubuntu, Linux Mint e Zorin OS sono progettate per offrire un'esperienza di installazione e utilizzo il più semplice possibile, fornendo tutti i driver, codec e software necessari già inclusi nell'installazione predefinita. Sono orientate a fornire un'esperienza informatica piacevole e senza complicazioni per gli utenti, minimizzando la necessità di sforzi aggiuntivi per completare l'installazione e configurare il sistema. Includono una vasta gamma di driver hardware preinstallati, garantendo la compatibilità con la maggior parte dell'hardware senza necessità di configurazioni aggiuntive. Quale per te? La scelta tra distribuzioni che privilegiano la libertà e quelle che privilegiano la convenienza dipende dalle preferenze personali dell'utente. Se la libertà del software è una priorità, le distribuzioni che seguono questa filosofia possono essere la scelta migliore. Tuttavia, se si cerca una soluzione pronta all'uso e senza complicazioni, le distribuzioni orientate alla convenienza e alla semplicità possono offrire un'esperienza meno traumatica, soprattutto per i neofiti. In qualunque variante di Linux si possono aggiungere rapidamente programmi di ogni genere. Ma alcune offrono una vasta gamma di software preinstallati che includono browser web, suite per l'ufficio, strumenti multimediali, client di posta elettronica e molto altro. Questo consente agli utenti di iniziare a utilizzare il sistema operativo immediatamente dopo l'installazione senza dover installare ulteriori applicazioni e può risultare un criterio decisivo per scegliere un sistema operativo Linux. Un nuovo utente di Linux potrebbe quindi desiderare evitare distribuzioni che offrono un'installazione di base via internet che include solo il necessario per avviare il sistema operativo. Con Debian NetInstall o Arch Linux, ad esempio, si devono selezionare e installare manualmente l'ambiente desktop, i software, adattando il sistema alle proprie preferenze e esigenze.
Ovviamente, senza già avere le idee chiare ed una conoscenza dei programmi che si desiderano, questo modo di procedere può risultare difficoltoso per un nuovo utente. A causa della natura minimale dell'installazione, peraltro, queste spesso non offrono neppure sessioni live in cui verificare la dotazione predefinita, prendere familiarità con il sistema e verificare la compatibilità hardware prima di installare. Molte distribuzioni Linux prevedono uno store, o meglio centro software, grafico che fornisce agli utenti un'interfaccia intuitiva per la gestione e l'installazione del software. Questo semplifica notevolmente il processo di ricerca e installazione di nuove applicazioni. I centri software grafici solitamente categorizzano il software in modo chiaro, consentendo agli utenti di esplorare facilmente le diverse categorie e trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. E queste possono includere programmi da diverse fonti, sia gli archivi ufficiali del sistema operativo, testati, affidabili e sicuri, sia fonti alternative che permettono di installare anche versioni meno collaudate di programmi, ma più recenti e senza rischio di conflitti software con il sistema operativo. Alcune distribuzioni Linux consentono agli utenti di integrare versioni più recenti del software tramite formati alternativi come repository di terze parti o i pacchetti Flatpak, Snap o AppImage. Gli utenti possono così beneficiare delle ultime funzionalità e miglioramenti del software senza dover attendere il prossimo rilascio del sistema operativo. La possibilità di integrare versioni di software più recenti tramite formati alternative offre agli utenti maggiore flessibilità e libertà nella gestione del proprio ambiente software. Ho identificato alcuni criteri utili a scegliere un sistema operativo Linux. Si tratta in effetti di indicazioni non corredate da suggerimenti di specifici sistemi operativi. Per questo puoi attendere la pubblicazione del mio prossimo video sulle distribuzioni Linux per principianti 2024 o, nel frattempo, consultare alcuni video sul tema che ho pubblicato in passato. Li lascio nella schermata finale, insieme al logo che puoi cliccare per iscriverti attivando le notifiche per non perderlo e per darmi una mano a supportare le mie attività. Nel frattempo, comunque, grazie per la visione e a presto.